Una manifestazione che è diventata ormai appuntamento fisso. Ai bambini viene dato un kit di strumenti e accessori per tutti lo stesso e loro devono inventare un giocattolo possibilmente capace di muoversi e i bambini hanno risposto ad affrontarsi 5 istituti comprensivi, 12 progetti di giocattolo mostrati ad una severa e attenta giuria. Alla fine, anche se tutti sono stati vincitori visto l'impegno profuso, al primo posto sono arrivati pari merito due plessi dello stesso istituto comprensivo, il Santa Margherita, i giocattoli vincitori Magnetic Cars e Libera lo sciatore. Al microfono Svevar Covito, presidente di Sicindustria Giovani, e Sebastiano D'Andrea, Sicindustria. Sono stati bravissimi, fra l'altro questo è un progetto bellissimo che nasce appunto dalla collaborazione tra Federmeccanica e Confindustria, che si occupa proprio di attuarla sul luogo, quindi nelle varie scuole partecipano più di 15.000 bambini in tutta Italia ed è importante perché attraverso questo progetto la realizzazione di questi giocattoli si cerca in qualche maniera di stimolare in loro l'autoimprenditorialità, la capacità di lavorare in team e anche chiaramente la voglia di fare nuove sfide, di mettersi in gioco, che sono tutte caratteristiche che un imprenditore deve avere. Il progetto va a gonfie vele, lo partecipiamo per il terzo anno, nel sud Italia siamo fra i pochissimi a partecipare, in Sicilia siamo gli unici. L'entusiasmo dei ragazzini ci compensa ampiamente di tutta la fatica che ci vuole per organizzare un gioco che è interessantissimo, è utile ai bambini, è utile a noi perché ci fa constatare l'entusiasmo di queste giovani generazioni e ci fa sperare bene per il futuro.